SolidWorks è un CAD parametrico che consente di creare parti 3D a schemi e disegni 2D. Un CAD parametrico si distingue da un non parametrico perché permette una relazione tra gli elementi. Quando si cambia una variabile come una quota, un parametro o una relazione, ogni elemento del modello, ossia la parte 3D, l'assieme e la messa in tavola, vengono aggiornati automaticamente. Questo procedimento può essere paragonato ad un foglio elettronico in cui, cambiando un parametro, tutti i dati ad esso riferiti vengono ricalcolati in modo automatico. Si può così dire che i modelli diventano vivi, offrendo un grado di flessibilità e coordinazione mai visti prima. In un CAD parametrico, quindi, tutto viene controllato da parametri, quote e relazioni. Per esempio, se voglio spostare il foro sulla piastra, in un CAD parametrico cambio le quote o le relazioni che controllano la posizione e il foro viene spostato. In un CAD non parametrico, per spostare il foro, non posso agire direttamente sulle dimensioni, ma devo spostare l'oggetto fisicamente. Pur essendo possibile compiere gli stessi lavori, un CAD parametrico risulta molto più potente e flessibile. In questo esempio voglio posizionare il cerchio al centro della piastra che misura 100 x 60 mm. Per ottenere ciò aggiungo due quote, 50 mm dal bordo verticale e 30 mm dal bordo orizzontale. In questo modo ho centrato il cerchio al centro della piastra. Vediamo ora cosa accade se modifico le dimensioni della piastra portandole a 80 x 40 mm. Premo i tasti CTRL più B per ricostruire. Possiamo vedere che il cerchio non risulta più centrato nella piastra. In un sistema parametrico come SolidWorks è possibile utilizzare relazioni. Cancello le due quote e vado a creare delle relazioni per centrare il cerchio. Disegno una diagonale tramite una linea di mezzeria. Poi aggiungo una relazione di punto intermedio tra il centro del cerchio e la diagonale. Ora, indipendentemente dalle dimensioni della piastra, il cerchio risulterà sempre centrato. Questo è solo un esempio dei tanti vantaggi offerti da un CAD parametrico. Il grande vantaggio dell'ambiente parametrico è dovuto al legame esistente tra le parti 3D, gli assiemi e le messe in tavola in cui le parti 3D sono inserite. Ciò significa che se modifico una parte, anche l'assieme in cui figura la parte, così come la messa in tavola, saranno aggiornati automaticamente. È possibile anche effettuare la modifica partendo dal disegno 2D. E la parte sarà aggiornata. Così come sarà aggiornato l'assieme. Come abbiamo visto, significa risparmiare molto tempo con le modifiche, poiché basta modificare una volta sola.